domanda dell'anno. Ciao Claudio, sai che io seguo tante cerimonie, tante ne ho anche lasciate, Morgan Lost è molto lontano da quello che leggerei di solito, però non sono ancora riuscito a lasciarla. Anche e soprattutto per la nuova serie Dark Novels molto più serrata. Vorrei che mi dicessi un po' di più su come è nata la genesi di questa idea di passare da un formato all'altro e a questi ritmi più serrati. Allora, la genesi è chiaramente è stata un'esigenza anche editoriale, no? Voglio dire, questo è un nuovo formato, quindi si corregga se sbaglio, che adesso la Bonelli sta portando in edicola, non è solo Morgan Lost. In questo caso, siccome c'era una grande richiesta anche di una maggior continuity, è stata una sfida anche per me, perché io ho cambiato il modo di raccontare. Cioè, ma questo lavoro, la cosa bella di questo lavoro è anche che ti metti continuamente in gioco. Voglio dire, quindi io ho fatto un impianto generale di tutto quello che era Morgan Lost, di quella che era quindi la storia lunga, e poi l'ho disfatto completamente, perché poi quando racconti, in realtà, quando ti cali, secondo me nella storia, poi hai 10.000 altri, come si dice, altre suggestioni, hai 10.000 altre strade narrative, è normale. C'è un soggetto come vedere una cosa dall'alto, la sceneggiatura è come poi calarti dentro, in una strada, ok? E quindi è nata un po' così, chiaro, mi sono riguardato un po' di serial, mi sono letto soprattutto la teoria su determinati serial televisivi, tipo appunto Game of Thrones, che ha fatto storia per tutti, cioè si fanno delle tesi di laurea sul Trono di Spade, su come lui ha gestito i personaggi. Mi sono guardato un po' di film, che è quello che faccio normalmente, ecco, e mi sono andato a rileggere in particolare il Miller di Born Again e di Dark Knight, cioè il Miller, quello che mi piace molto, ma in particolare Born Again, e questo soprattutto per come poi riassumere ogni volta quello che è accaduto fino a quel momento, cioè ho cercato di non fare quel riassunto che tanto poi non se lo leggeva nessuno più che altro, e di dire ok, io in 3-4 vignette nei pensieri dei personaggi, quindi nel monologo interno dei personaggi, con qualche scamotage di volta in volta, io ti dico a che punto siamo arrivati. Ok, quindi uno sarà lì a non capire di volta in volta, anche perché io non ti posso chiedere di andarti a leggere tutto ogni volta. Io ti chiedo se tu vorrai, alla fine di questa saga, di rileggertela dall'inizio, quindi tante cose che magari di mese in mese ti sono sfuggite, poi le ritrovi. Però ogni volta tu, come sempre, il fumetto o il serial televisivo ti deve divertire, punto. Cioè deve essere tu spendi 3,50 per divertirti un casino per mezz'ora. E quindi io ti spiego il punto in cui sei arrivato fin lì e poi tu ti vivi la storia nuova. E è nata così. Ecco, diciamo, quindi imparando di nuovo, cercando di trovare un nuovo modo di raccontare, mettendomi alla prova e dicendo ok, raga, si ricomincia in un altro modo. Ok? Sta riuscendo molto bene. Grazie, ha detto sta riuscendo molto bene. Sta riuscendo. Ma sta riuscendo perché magari non si sente. Grazie. Abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, adesso devo lasciare spazio un pochino dopo, e quindi ringraziamo tutti per aver partecipato. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi, grazie a voi ovviamente. Siamo qui, grazie.